Pazzi per le COI, oggi è da Fabio Fontana, COI Planet. Ciao Fabio, ciao. Dimmi allora, parlaci un po' di te, presentati e fatti conoscere un po', dai. Va bene, allora, intanto vi ringrazio per essere venuti a trovarmi. Niente, tutto è partito come per tanti altri venditori con la passione per le COI, che poi piano piano si è trasformata in un lavoro oramai da 7-8 anni. Abbiamo iniziato 5 anni fa ad andare direttamente in Giappone a selezionare le COI per i nostri clienti e speriamo di aver fatto nel tempo, diciamo, un buon lavoro e essere sempre cresciuti a livello qualitativo per fornire esemplari sempre migliori, ovviamente in base alle cifre che i nostri clienti sono disposti a spendere. Comunque pensiamo, insomma, di fare un discreto lavoro, non diciamo buono, bisogna sempre migliorare, dunque discreto. Allora Fabio, dimmi, parlaci un po' come è andato in Giappone e della tua importazione. Quest'anno direi che il livello dell'importazione, a mio parere, si è alzato ancora un pochino, il livello qualitativo. Noi abbiamo fatto una scelta, e la nostra scelta è quella di cercare di evitare la bassa qualità. Noi puntiamo a pesci di medio alta qualità, non altissima, perché ovviamente si deve acquistare in base a quello che è il mercato italiano. Il mercato italiano non è a livello del mercato europeo, dunque pesci da migliaia di euro è quasi impensabile venderli in Italia. Dunque ci siamo comunque trattenuti su un range che va dalla media qualità all'alta, escludendo la bassa qualità. Se non ci veniva esplicitamente richiesto da un cliente un pesce di prezzo basso, noi non l'abbiamo selezionato. Quindi, come dicevo, detto questo, abbiamo visitato parecchi allevatori, i più noti, se avete seguito l'importazione li conoscete. Abbiamo selezionato, penso, dei begli animali e per la prima volta siamo riusciti a organizzarci in completa solitudine, nel senso che il nostro spedizioniere ci ha dato carta bianca, ci siamo mossi con la nostra auto, abbiamo visitato liberamente gli allevatori che desideravamo visitare in base alle esigenze delle cose che dovevamo acquistare. Abbiamo trattato direttamente con l'allevatore il prezzo, compilato i documenti, fotografato le nostre COI, rilasciando poi una copia delle foto agli allevatori per evitare che si sbagliasse nella spedizione. E insomma, sono stato contento dell'importazione e di come siamo riusciti a organizzarci. E abbiamo visto che ti sei spostato anche in zone nuove del Giappone. Sì, per la prima volta e con grande onore, perché è il mio allevatore preferito. Io sono un grande amante delle Gossanke. Abbiamo visitato il sud, solo un paio di allevatori, perché è stata una sorpresa del nostro spedizioniere che ci ha detto: devo andare al sud, vuoi venire? E allora ho colto l'occasione al volo. E ho visitato là coi farm di Tamaura e di Sakai. Sakai è, per distacco, secondo me, il numero uno di tutti gli allevatori. Ha una coi farm veramente impressionante, una qualità spaventosa, perché è veramente una qualità
mostruosa e la Coinfarm mi ha lasciato senza parole perché immaginate di vedere una distesa d'acqua sotto una serra che sarà stato, non esagero, di almeno, io penso, 10.000 metri quadri. Cioè una cosa spaventosa, dove i pesci in vendita erano limitati a 7-8 vasche, le altre 40 erano tutti pesci non diciamo in vendita oppure in vendita a prezzi spaventosi, ma pesci che si potrebbero selezionare ad occhio chiuso, cioè chiudi un occhio, il primo che capita lo prendi e va bene. Cioè una cosa veramente spaventosa. Kentaro molto disponibile, e tra l'altro non abbiamo richiesto i certificati delle koi che abbiamo acquistato, ma ce li ha mandati per cortesia senza nemmeno chiedere. Dunque, una koi farm molto organizzata, molto seria, veramente, veramente secondo me il top. Non per nulla i koi show li vince un anno Sakai e un anno uno degli altri allevatori giapponesi. L'anno dopo la vince Sakai e poi uno degli altri, poi Sakai e poi uno. Dunque, per me, io onestamente lo amo. Dopo. E da Sakai ha selezionato qualcosa? Sì, abbiamo selezionato un paio di esemplari, due Nissai che hanno praticamente 16 mesi, da 55 centimetri e maschi. Non sembrano maschi, ma sono maschi. Sono stati selezionati i maschi perché per avere la stessa qualità nelle femmine i prezzi praticamente triplicano. E dunque per il mercato italiano diciamo che il prezzo del maschio è ancora accessibile, mentre il prezzo della femmina, mantenendo la qualità del maschio, è proibitivo. Di conseguenza non ha senso prendere un pesce femmina brutto per avere lo stesso prezzo del maschio vero. Anche perché ora vi mostrerò i due pesci selezionati e se io non vi avessi detto che sono due maschi, voi non sareste in grado di capirlo visivamente. E dimmi, la situazione italiana attualmente come la vedi? Allora, la situazione italiana è una situazione a livello koi molto particolare, secondo me, nel senso che gli appassionati ci sono, ma mancano la materia prima, cioè il denaro. Per noi importatori non sarebbe un problema importare esemplari da 20.000 euro. Il problema è che un importatore lo importa perché il suo scopo principale è quello di venderlo. Purtroppo in Italia è difficile vendere esemplari di questo tipo per la situazione che c'è, economica che c'è in Italia. Siamo molto distanti dalle realtà europee di Germania, Olanda, Belgio, Inghilterra e anche Francia che sta crescendo molto velocemente. La situazione italiana è un po' improntata purtroppo ancora sul fai da te. Anch'io sono partito onestamente dal fai da te. Il discorso è che tutti partono dal fai da te, spendono soldi per il fai da te, poi distruggono il fai da te per acquistare una cosa fatta bene e alla fine si spende due volte. In Europa invece la cosa funziona in modo diverso. L'utente finale, l'appassionato, va nel negozio e gli dice: io voglio fare un laghetto. E il laghetto viene fatto da un professionista. Non sono così convinto che alla fine la cosa costi di più che farla con il fai da te. Anche perché solitamente, come in tutte le cose, non solo per le koi, bisognerebbe, quando dicono per fare una casa fatta bene, dovresti farla, distruggerla e rifarla, perché così vedi gli errori. Ecco, solitamente almeno io non ho conosciuto una persona che almeno una volta non ha distrutto e rifatto. Mentre invece, se ci si affida a persone con un po' più di esperienza, non dico che noi siamo infallibili, ma siamo,
diciamo, abbiamo più esperienza di chi si mette lì per la prima volta. A me è capitato tante volte clienti che si sono rivolti a me per risolvere i problemi. Clienti che hanno fatto un buco, hanno messo un telo e mi hanno detto l'acqua verde. Purtroppo sono realtà che ci sono, ce ne sono parecchi in Italia. Perché in Italia si pensa più ad abbellire il giardino, cioè si vuole subito la cosa pronta, la pappa pronta. Mentre invece, diciamo, un laghetto si deve evolvere piano piano col tempo. Come un acquario, un laghetto matura in 6 mesi, 8 mesi, un anno, in base alle temperature che si hanno. E dunque è un ciclo che piano piano matura. Fabio, hai eventi per il 2019? Cos'hai in programma? Ma Dio, eventi particolari, niente per quanto riguarda me personalmente. Assieme a un altro gruppo di rivenditori stiamo vedendo se c'è la possibilità di organizzare un coin show, presumibilmente a fine stagione, verso ottobre. Adesso è un po' tutto in fase di studio e di organizzazione, ma siamo sulla buona strada per organizzare un bel evento, insomma, ecco. Speriamo che la risposta del pubblico sia soddisfacente, ecco, perché l'importante è il pubblico, se si può organizzare tutto quello che si vuole, ma se alla fine non ci viene a trovare nessuno, è difficile poi continuare e mettere la base per gli anni successivi. Però vediamo, cerchiamo di organizzare qualcosa di bello e speriamo che partecipino in molti. Vi presento un attimino i filtri a tamburo che realizzo personalmente. Sono completamente in acciaio inox 316, dunque nessun problema, caldo, freddo, sale, ruggine, niente, nessuno di questi problemi. E vabbè, il funzionamento è quello del classico trommel filter. Qui abbiamo il sensore che in caso di apertura coperchio ferma il sistema per evitare che qualcuno ci lasci le mani e si faccia male. Nel caso in cui il filtro partisse mentre una persona ci sta lavorando, questo invece è un sensore di rotazione che fa in modo che il filtro si fermi sempre nella stessa posizione. E la posizione nella quale si ferma è questa, dove è possibile aprire questo pannello, questa finestrella, e ispezionare all'interno il filtro per vedere se ci sono foglie, sporcizie varie, eccetera, eccetera. Come dicevo, questa finestrella serve per l'ispezione del tamburo. Basta svitare la rampa degli spruzzatori, scusate ma adesso fa un po' freddo e la sensibilità delle mani è quella che è. Aprire il portello e da qui noi possiamo vedere che non ci sia niente che ostruisce soprattutto la vaschetta di scarico dello sporco, diciamo. All'interno del tamburo ho creato anche delle alette che fanno in modo che quando, se ci, nel caso ci siano alghe filamentose, vengano lavate via dagli spruzzatori e dunque vengano espulse dal sistema. Cos'altro? Ho progettato tutto io, come dicevo. Anche la sostituzione della rete di filtrazione è molto semplice perché basta svitare quattro viti per lato e le quattro viti su un tirante per sostituire la rete in, direi, pochi minuti. Allora, questo è il pannello di controllo del nostro filtro con il tasto di emergenza e il pannello TAS dal quale si può gestire tutto il sistema,
perché questo filtro ha poi un quadro multipresa al quale vanno attaccate le pompe di circolazione del laghetto, le lampade UV e eventuali ausiliari che possono essere aratori o altri sistemi. Dal pannello di controllo si possono accendere e spegnere gli ausiliari e le lampade UV. Da qui noi vediamo il livello attuale dell'acqua. Questo filtro monta un sensore a ultrasuoni. Dunque leggi in continuazione la distanza che c'è tra il sensore e il livello dell'acqua. Dopodiché andiamo a impostare il livello di lavaggio e il livello d'allarme. Questa isteresi di 3 mm serve solo nel caso si generassero delle piccole onde all'interno del filtro. Diciamo che è un gioco che permettiamo di avere all'acqua e di evitare lavaggi inutili. Qui si può uscire. Qui ovviamente l'impostazione delle varie lingue, italiano, inglese, tedesco e francese. In questo caso italiano, data e ora. C'è la possibilità di collegarlo a internet. Collegandolo a internet noi possiamo scaricare l'applicazione dell'Unitronics, che ci permette di gestire da qualsiasi parte del mondo, basta che noi abbiamo una connessione internet, il filtro. Dunque io dal Giappone potevo controllare che il filtro fosse in funzione e nel caso avesse degli allarmi, intervenire anche a distanza. Questo invece è la diagnostica del filtro che ci permette di vedere l'andamento dei lavaggi, che può essere giornaliero o orario. Adesso l'andamento è molto, il grafico è molto livellato, però se voi, io non posso allargare, vedete ci sono delle piccole onde che sono praticamente il cambiamento del livello dell'acqua all'interno del filtro. Entrando nel menu tecnico, questo filtro ha la possibilità che in caso di malfunzionamento di qualsiasi sensore, è sufficiente disabilitarlo fino all'intervento di un tecnico o l'arrivo del pezzo di ricambio per fare in modo che il filtro possa funzionare ugualmente pur avendo per esempio il sensore della rotazione danneggiato. Dunque nel caso in cui io avessi il sensore di rotazione che mi dà una qualsiasi anomalia e mi dà un qualsiasi allarme, mi basta entrare nel pannello di controllo, disabilitarlo. Il filtro non si formerà più nella posizione esatta di ispezione del tamburo, ma potrà continuare a lavorare. Stesso discorso, è possibile farlo con il sensore del coperchio, con il sensore del livello d'allarme, con il sensore di livello di lavaggio o con la pompa lavaggi. Se per esempio voglio fare un intervento, vedere come funziona il filtro a portello aperto senza dovermi lavare i denti perché la pompa di lavaggio parte, posso disabilitarla temporaneamente. Anche, per esempio, se io dovessi disabilitare il sensore di allarme, scusate, il sensore di lavaggio perché c'è un malfunzionamento, intanto che mi arriva il pezzo è sufficiente fare questa operazione, disabilitarlo, uscire da questi parametri e programmare, scusate, ho sbagliato pagina, i lavaggi programmati. Dunque io posso benissimo, avendo un piccolo spreco d'acqua in più, diciamo, programmare per esempio un lavaggio ogni 10 minuti mentre mi arriva il pezzo di ricambio. Dunque questo permette di non avere mai il filtro fermo anche se ha un problema. Bene, da Planet Koi è tutto. Ringrazio Fabio di averci accolto e Grazie di a voi. aver rilasciato questa intervista bellissima. E Pazzi per il Koi vi saluta. E lasciate un like se vi è piaciuta l'intervista e iscrivetevi al canale. Ciao! Ciao a tutti.